Di Natale. Tata Mary, mi racconti una fiaba di Natale? Certo, tesoro. Ti racconterò la fiaba più bella, così tanto da diventare vero. Devi sapere che molto al di là delle montagne e dei mari esiste un piccolo villaggio dove c'è uno straordinario emporio dal quale escono giocattoli incantati, pupazzi animati, bolle di sapori giganti nei quali i bambini possono tuffarsi e lasciarsi trasportare in volo, e poi in fabbriche di arcobaleni. Ma invece di diventare tanti giochi così? È il proprietario dell'emporio, il signor Evergreen, che inventa e costruisce tali meraviglie, ma nessuno sa chi sia. C'è chi dice un mago, chi uno scienziato un po' stravagante. Beh, non sei curiosa? Vorresti conoscere il suo segreto? Sì, racconta! Per scoprirlo dobbiamo lasciarci trasportare dall'immaginazione.
della fantasia, ho realizzato i desideri più incredibili, e ho colorato i giorni di magia, di grandi e piccoli, questa magica atmosfera. Yeah.
aprirò un emporio speciale come questo. Ho già un sacco di idee. Marionette che si muovono senza fili, piglie di vetro che si rincorrono da sole, trottole colorate che prendono il volo. Quanta immaginazione, piccola mia, e quante meraviglie. Ma ora ascolta, il signor Evergreen sta per rivelare il suo segreto. Sopra il mio passato, ascolta
il santo nome tu dirò, noi che ormai non ho paura che suoni dentro me, di luce esplode la poesia come una sacra sinfonia. Sì, sarebbe il mio sogno. Bene.
sicuro che sia in buone mani. Grazie di cuore, signore Abbott, ringrazio Babbo Natale. E come ogni fiaba, anche questa ha suo lieto fine. L'Emporio delle Meraviglie continuerà a fornire giocattoli magici per tutti i bambini del mondo. E qui tutto è pronto per festeggiare il più bel Natale che la storia potrà mai ricordare. Vi hanno presentato il favoloso Emporio di Natale.